che essere liberi dall'incubo nucleare e di dire no alla privatizzazione dell'acqua. L'acqua, l'accessore del servizio idrico deve rimanere pubblico, non deve essere subordinato alle logiche del mercato e alle speculazioni dei privati. Bisogna votare contro sì per dire no al nucleare, no al legittimo impedimento e no alla giornata. Materiale informativo, Valentino, Piscoli, scendete, scendete che dobbiamo parlare con voi, farvi capire il rischio al quale tutti siamo sottoposti da questo governo se non andiamo a votare, se non si raggiunge il quorum per il referendum abrogativo di 12 e 13 giugno. 80% più uno degli aventi diritto al voto, servono 25 milioni di voti a livello nazionale e appunto per questi telegiornali, i giornali ne parlano pochissimo, per filmare la gente non vada a votare e affinché non si raggiunga il quorum. Se non si raggiungesse il quorum, l'acqua diventerebbe strumento di guadagno per pochi sulle spalle dei tanti. Giorno 12, giorno 13 giugno, tutte e tutti a votare, non per fare il favore al piccolo politico di turno, ma per fare un favore a noi stessi, un favore ai nostri figli, un favore ai figli dei nostri figli. Del 12 e 13 giugno noi possiamo fermare una speculazione mafiosa, perché questo è l'acqua. L'acqua non può e non deve cadere in mano ai privati. L'acqua è di tutti, è delle nonne, delle mie nonne e delle vostre nonne, degli anziani, delle persone indigenti a letto. Non possiamo misurare l'acqua in litri.